Buongiorno a tutte e tutti. Anche quest'anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, abbiamo pensato di proporvi una riflessione di Giovanna Ferrari, impegnata quotidianamente nella lotta alla disparità di genere. Nonostante molti progressi siano stati fatti in ambito lavorativo e nell'accesso globale alla formazione di qualità, molte donne e ragazze nel mondo continuano a essere vittime di violenza e discriminazione. Per questo abbiamo ancora bisogno di dati come l'8 marzo e ne avremo bisogno fino a quando i diritti non saranno riconosciuti e garantiti a tutte, in tutto il mondo. Non dimentichiamo quindi l'ammonimento di Simone de Beauvoir, scrittrice e filosofa francese vissuta nel secolo scorso e che ha dato un contributo importante alla lotta per l'emancipazione femminile. Basterà una crisi politica, economica, religiosa perché i diritti delle donne siano messi in discussione. Questi diritti non sono mai acquisiti. Ora vi lascio le parole di Giovanna. Buon ascolto e buon 8 marzo a tutte e tutti. Quest'anno lo spirito della Giornata Internazionale della Donna è ben rappresentato da tre significative parole: donna, vita, libertà, che sintetizzano una lunga storia di discriminazione e di lotte per il riconoscimento di diritti calpestati. Una storia drammaticamente in corso ovunque, su diversi fronti, pur con strategie e manifestazioni diverse. Donna, vita, libertà è lo slogan politico del Movimento di Liberazione Curdo, con cui, dopo la morte di Mahsa Amini, picchiata con brutalità dalla polizia morale a Teheran lo scorso settembre per una ciocca di capelli sfuggita al velo, ha preso l'avvio un movimento di protesta contro la tirannia del regime iraniano, che ha portato all'attenzione del mondo l'oppressione millenaria operata sull'universo femminile. La condizione femminile, presso tutti i popoli, nel passato come oggi, rappresenta il fenomeno più radicato di discriminazione, agita attraverso la negazione di pari diritti e pari opportunità, la coercizione e la violenza. La questione è antica, ma assume nell'attualità un'urgenza particolare perché la marginalizzazione e l'esclusione delle donne dalla vita culturale, sociale e civile del proprio paese non costituisce solamente ostacolo all'autodeterminazione femminile, ma impoverisce l'intera società del loro apporto costruttivo. Le cifre della disuguaglianza sono inequivocabili. Le statistiche evidenziano che gli uomini detengono una parte sproporzionata del capitale economico e simbolico e anche nei paesi occidentali il quadro, seppur non omogeneo, presenta ancora situazioni di particolare arretratezza. L'Italia non ne esce bene, pur a fronte dei molti passi avanti compiuti rispetto al passato e al panorama globale. La struttura patriarcale mantiene la disuguaglianza tra i generi, riservando agli uomini l'autorità e il prestigio per dominare la vita della comunità. Benché nel nostro contesto sociale le donne non soffrano, come in altri paesi, di carenze eclatanti nelle condizioni di vita, di istruzione, di cure sanitarie, permangono carenze a livello di opportunità per il retaggio sessista che anche inconsapevolmente le inferiorizza, privandole di autorevolezza e di credibilità. Le energie intellettuali e politiche spese nel secolo scorso intorno alla questione femminile, da cui origina la celebrazione di questa giornata, hanno conseguito importanti risultati. Hanno fatto uscire le donne dalla ristretta sfera domestica come unico destino di incondizionata subalternità e le hanno portate in tutte le sfere della vita associata, superando anche gli uomini nell'istruzione e nella formazione. Ma sono risultati parziali, precari e deludenti se consideriamo che le donne sono ancora per lo più escluse dalle stanze del potere e la loro immagine pubblica è fortemente compromessa da una forma di sessismo invasivo e oggettivante, asservito alle logiche del consumismo che è braccio potente del patriarcato.
Lo abbiamo continuamente sotto gli occhi, nella rappresentazione asimmetrica delle relazioni tra i sessi messe in scena dai media, in cui le donne, rigorosamente giovani, bellissime e mute, sono corpi in mostra, con funzioni puramente decorative, ancillari. Ed è difficile considerare raggiunto l'obiettivo della parità nell'appiattimento omologante con cui la presenza femminile nei luoghi di rappresentanza si fa spesso riproduzione fedele del pensiero unico maschile, perfino negli atteggiamenti discriminanti verso il proprio genere d'appartenenza. Le pari opportunità vanno lette in un apporto reciproco di sguardi diversi, di competenze, di esperienze, di sensibilità diverse, dove la diversità non è sinonimo di inferiorità, insignificanza, ma arricchimento, contributo per la soluzione dei problemi sempre più complessi della convivenza civile. Contributo che non può limitarsi al coinvolgimento nel mercato del lavoro, nel campo dell'economia, finalizzato all'aumento della competitività del prodotto interno lordo, in cui sicuramente il ruolo delle donne risulta cruciale, benché non ancora parimenti riconosciuto a livello di retribuzione. Rimane infatti alto il divario di genere e l'accesso al lavoro e alla carriera è intralciato, oltre che da pregiudizi misogini, dalla prospettiva di maternità e dalla conciliazione del lavoro extra domestico con quello di cura della famiglia, non riconosciuto come tale e non equamente condiviso. Altrettanto cruciale è, o meglio dovrebbe essere, l'apporto delle donne per migliorare la qualità di vita dell'intera collettività, investendo sulla maggiore attenzione agli aspetti relazionali, alla capacità di dialogo, di mediazione, alla cura e al benessere delle persone. Riconoscere pari dignità e uguaglianza di diritti non è quindi cancellare le differenze, è valorizzarle, superando stereotipi e pregiudizi frutto di ancestrali distorsioni culturali. Il riconoscimento di uguali diritti per le donne davanti alla legge è sempre stato ostacolato da una visione miope e strumentale del principio di uguaglianza, astrattamente sancito dalla Carta Costituzionale, ma minato nella sua applicazione dal pregiudizio di ineguaglianze insuperabili in quanto dovute a natura. Principio pericoloso, proprio perché, oscurando le ragioni culturali e opportunistiche sottese alla pretesa naturalità, presta il fianco a molteplici applicazioni, a infinite possibilità di discriminazione. Non a caso la protesta in Iran, partita dalle donne che con estremo coraggio hanno sfidato le feroci repressioni della polizia, si è estesa a quella parte della popolazione civile, anche uomini, oppressa dallo stesso regime autoritario. Se la libertà non è per tutti, è a rischio per tutti. Le discriminazioni mettono a rischio la convivenza pacifica tra gli individui e tra i popoli. La nostra storia più recente dovrebbe insegnarcelo. L'8 marzo in Italia si associa alla Minusa, che nel 1946 nasce all'UDI, Unione Donne in Italia, come gesto solidale da donna a donna per ricostruire insieme dalle macerie di una guerra terribile. Questo 8 marzo è ancora segnato dalla guerra in Ucraina, scoppiata poco più di un anno fa, che ha scosso la nostra Europa a tal punto da compromettere equilibri faticosamente conquistati. Alessandra Bocchetti, femminista e scrittrice italiana, dice che nelle guerre le donne hanno sempre perso, anche quando i loro paesi risultavano vincitori. Le donne sono per la vita. Dimostrare vicinanza a tutte le donne che lottano per la vita in ogni angolo del pianeta nelle tante guerre dimenticate significa assumersi come cittadine e cittadini responsabili l'impegno a tessere rapporti di pace in coerenza con la nostra Costituzione.
Il messaggio per questo 8 marzo, che ricorda le lotte delle donne per la conquista dei fondamentali diritti umani violati, è un invito a lottare ancora, a sostenere le lotte per la libertà da ogni forma di oppressione, investendo in strategie di pace, per giungere a una convivenza equa, serena e rispettosa tra uomini e donne, tra popolo e popolo. Il prossimo 11 marzo alle ore 16, qui in sala convegni, con Cristina Ricci, autrice del libro Lidia Poet, vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniera dell'emancipazione femminile, entreremo nello specifico dei pregiudizi discriminanti contro le donne radicati nella società italiana di fine 800 e del lungo e combattuto percorso che ha condotto Lidia Poet, prima donna in Italia, all'esercizio dell'avvocatura. Uno spaccato del nostro passato prossimo che ci riguarda tutte e tutti, per capire meglio da dove veniamo e quale direzione prendere per garantire ai nostri figli e alle nostre figlie le stesse opportunità di vita. A tutte e a tutti, buon 8 marzo.